Buongiorno Shure e buongiorno Shure, benvenuti in questo nuovo video, oggi video tag. Sì, perché sono stata taggata da Scarlett81, che ringrazio, e il video tag si chiama, come si chiama il video tag? Aspettate, come si chiama? Makeup 2021, tra sguardi, mascherine, nuove abitudini e sorprese. Così il titolo. E niente, prima di incominciare a vedere quali sono le mie risposte, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e attivate la campanella per non perdere nessun nuovo video e lasciatemi un like. Ora possiamo iniziare. Prima domanda, utilizzando la mascherina fai comunque un trucco full face? Allora, se sto in casa e esco per dire a fare la spesa, no, mi trucco solo gli occhi e tanto qua sto coperta. Però se, per esempio, come prima che si poteva andare al ristorante a mezzogiorno, sì, io mi truccavo e facevo la full face, perché comunque seduta al tavolo poi ti togli la mascherina e il trucco si vede. Poi, seconda domanda, ti è capitato di abbinare il make-up occhi alla mascherina? No, devo dire che non mi è mai capitato, anche se io ho tante mascherine, diciamo fashion, che le ho prese tutte, la maggior parte da Lady Jo, però ho abbinato la mascherina all'abbigliamento. Spero che non ci sia dopo questa domanda. Terza domanda, un prodotto low cost, un prodotto medium cost e un prodotto high cost, che stanno facendo la differenza. Allora, un prodotto low cost che fa la differenza è questo, che sarebbe un fissatore per il trucco, che ha un buonissimo profumo, è di Primark e fa veramente il suo lavoro. Non trovo differenza con Urban Decay, tiene veramente bene, si fissa e lo senti che è ben fissato. Ha un ottimo profumo, l'ho pagato solo 5 euro e direi che ve lo consiglio. Poi, un prodotto medium cost, io direi sì, la tinta Maybelline, che l'ha detta anche Martina, però non so in quale categoria l'ha messo, però parlando di make-up che uso in questo periodo, appunto perché usiamo la mascherina, con Maybelline, questi qui, i Super Stay, sei sicura che questo qui non se ne va ma neanche, anzi fai fatica a struccarlo. Quindi io direi questo prodotto high cost, io questo prodotto qui che mi ha fatto veramente la differenza. Allora, è un siero viso e io lo usavo come siero. Poi ho provato a usarlo come primer. Adesso io non mi ricordo se nella sua descrizione magari c'è anche scritto, ma io non lo ricordo, perché l'ho usato sempre come siero viso, però come primer è una bomba. Cioè io ho scoperto questo prodotto come primer, cioè è fantastico. A parte che vi leviga la pelle in una maniera pazzesca, e veramente rimane morbida, compatta. E quando mettete sul fondotinta scivola che è una meraviglia, sembra fatto apposta per il make up. E quindi adesso non lo uso più come siero, ma lo uso come primer e mi piace veramente tanto, quindi ve lo consiglio. Poi magari vi scrivo tutti i prodotti in info box, così almeno andate a leggere bene, andate a leggere bene insomma il nome, perché sapete che io non sono brava a dirli, e vi lascio anche, se trovo, un link di riferimento dove poter trovare il prodotto. Poi, quarta domanda, ti piacerebbe trovare nell'uovo di Pasqua un prodotto per il make-up? Ovviamente sì, è anche un bel prodotto make-up. Ovviamente mi piacerebbe trovare una firma, una bella firma, ovviamente, non Essence, vorrei trovare un MAC, un bel risottino MAC, insomma, Huda, non so, quelle marche lì che
fanno ciccia quelle marche lì, però sì, e non so perché ancora non ci hanno pensato. Tipo, fanno i calendari dell'avvento? Ma fate l'uovo di Pasqua, andrebbero a ruba, ma non ci sono ancora arrivati, cioè non lo so. Ah, si poi diceva la domanda è qualche preferenza, ma io l'ho già detto, ovviamente sì. Domanda numero 5. Con l'utilizzo continuativo quotidiano della mascherina, stai usando prodotti per il make-up che prima quasi non usavi? Allora, diciamo che il prodotto che prima quasi non usavo è questo, perché potendo mettere tutti i rossetti che volevo, facevo il giro, insomma. Invece adesso metto sempre queste. E quindi, allora, domanda numero 6: la tua principale difficoltà nel conciliare la tua voglia, il tuo modo di truccarti con l'utilizzo della mascherina? Allora, diciamo che ovviamente non abbiamo più tutta la voglia che si aveva prima di truccarci, e quindi sì, ci si trucca perché comunque ti fa stare bene, ti fa sentire ordinata, non c'è più proprio la voglia di prima. Quello che mi attira sotto mano, che mi capita sotto mano, poi io utilizzo. Invece prima c'era una ricerca più approfondita. Poi, domanda numero 7. Hai notato differenze nello scambio di sguardi con l'utilizzo della mascherina? Beh, in certe persone non si capisce molto dagli occhi, cioè tante non hanno gli occhi che gli sorridono, e quindi fai fatica a capire se ti stanno sorridendo o ti stanno guardando male, perché comunque non sembra. Ma la mascherina non copre solo la bocca, ma copre gran parte del viso, che quindi è la parte espressiva. E quindi su certe persone sì, non si nota. Si fa fatica a capire, diciamo. Era l'ultima domanda. Ora dovrei taggare qualcuno, ma onestamente io sono l'ultima di questo tag, quindi non saprei chi taggare, quindi lo lascio libero. Chiunque volesse fare questo tag è liberissimo o liberissima, e io vi aspetto. Scrivetemelo nei commenti se lo fate, lo farete, e io verrò a vedere il vostro video. Quindi ringrazio Scarlett per avermi taggato, appunto. Grazie Scarlett, sai che lo faccio sempre super volentieri. E noi ci vediamo domani con un nuovo video, solita ora. Vi mando un grosso bacio e ciao. Ma prima di andare via, raga, facciamo festa, sì!